39.323 voti, vince al primo turno il sindaco uscente del comune di Salerno Vincenzo Napoli con il 57,40% dei consensi raccolti dalle 9 liste di centro-sinistra. Un risultato elettorale importante per il primo cittadino che, dopo un primo commento dei risultati delle urne ieri sera al comitato elettorale, questa mattina nel salone del Gonfalone di Palazzo di Città si è presentato alla stampa dando corso al suo secondo mandato a Palazzo di Città per ringraziare la città e i suoi elettori. Va ancora avanti come dallo slogan della sua campagna elettorale e lo fa con un programma concentrato sul lavoro, turismo e cultura che per il prossimo quinquennio punta a cambiare decisamente il volto della città di Salerno, ancora più avanti per portare Salerno a livelli di eccellenza. Così questa mattina nel corso del suo intervento, non mancando in apertura dell'incontro con i giornalisti, un commento sulla campagna elettorale e sul risultato ottenuto dai suoi sfidanti. Intanto ringrazio il presidente De Luca per le parole che ha voluto spendere nei miei riguardi, parole elogiative sicuramente, ma anche di stima, che naturalmente mi rendono orgoglioso. Per quanto riguarda le grandi opere, credo che abbiamo reso pubblico un programma ambizioso, ma concreto e da realizzare. Ci sono allocazioni di bilancio specifiche, fondi a disposizione, progetti realizzati in corso di realizzazione, insomma c'è un panorama assolutamente confortante da questo punto di vista. Dall'altro canto, l'esigenza di migliorare alcuni aspetti che noi abbiamo denunciato per primi per quanto riguarda l'igiene urbana, per quanto riguarda le manutenzioni, sono azioni fuori discussione. Credo che per quanto riguarda l'igiene urbana già alcuni passi sono stati fatti ed importanti: l'acquisto di nuove strutture tecniche da parte di Salerno Pulita, un drone che verifica eventuali abbandoni irregolari sul nostro territorio in tempo reale, il dato che faremo la raccolta del vetro porta a porta, liberando la città da quelle campane del vetro che funzionavano come punti di accumulazione per il rilascio dei rifiuti. In più abbiamo comprato, come dicevo prima, Salerno Pulita ha comprato queste motospazzatrici con lance e quant'altro, elettriche alcune, altre di dimensioni tali da poter entrare nei vicoli del centro storico dove non si arriva con una lancia a pressione. Va rivista l'organizzazione interna di Salerno Pulita, spostando personale allo spazzamento, e andremo avanti su questo abbrivio. Le guardie venatorie si consorzieranno con noi e avranno la facoltà di elevare contravvenzione a chi abbandona i rifiuti in un modo irregolare. Ancora presto per parlare della composizione della giunta, ma quanti con insistenza chiedevano di sapere le nuove cariche e il nuovo volto del Consiglio Comunale di Salerno, ha assicurato che sulla scorta dell'analisi del voto in tempi brevi sarà presentata la squadra di governo. Sono orgoglioso di Salerno, del lavoro fatto in questi anni al servizio dell'amministrazione comunale di Salerno, ha detto Napoli ripercorrendo i diversi incarichi ricoperti sin dal 1970. Svolto una funzione a favore della mia città, ne sono orgoglioso di Salerno, sono orgoglioso di essere un servitore di Salerno. Credo che questa sia una cosa che di compensa di sacrifici, e rinunce e quant'altro. Insomma, sono veramente orgoglioso e in questo sono grato ai miei concittadini che hanno reso possibile questo onore. I cittadini hanno riposto fiducia in lei, i progressisti si confermano la lista più votata, ci saranno dei cambiamenti in questa amministrazione, sicuramente anche una nuova opposizione, per lei un nuovo senso di responsabilità per dare seguito alle lamentele che avevano accompagnato gli ultimi anni di amministrazione e che poi hanno preso avvio dal programma e dal progetto politico per la città di Salerno. Ci sono stati alcuni consiglieri comunali, anche di maggioranza, che si sono fatti vanto e un dovere di opporsi alla maggioranza, loro di maggioranza. Finalmente poi sono trasmigrati altrove, ma hanno creato problemi inutili. Ora io metto da parte, la politica si fa con i sentimenti e non con i risentimenti, come è noto. Metto da parte tutto, si va avanti, la mia opposizione si chiarisca le idee, faremo un dibattito libero nel Consiglio Comunale nel rispetto dei ruoli. Noi siamo la maggioranza che ha vinto questa tornata elettorale.